Franco, oggi tutti felici al Ponte Grande, Trieste ha raggiunto i playoff, voi avete ottenuto il massimo che potevate chiedere da questa partita perché malgrado la sconfitta è arrivato il sesto posto grazie al KO di Agrigento a Iesi, siete felici anche voi? A noi, al di là di quello che è la classifica finale, l'importante secondo me era in una partita del genere continuare a tenere il ritmo. Secondo me i primi due quarti siamo stati troppo bassi di ritmo, molto meglio nel terzo e nel quarto. Potevamo chiuderla magari vincendo, però onestamente l'importante era mantenere il ritmo, spalmare i minuti di giocatori. Nei 40 minuti ci eravamo riusciti, poi c'è stato l'overtime che ha cambiato qualcosina, ma in linea di massima quello che era il nostro obiettivo ovviamente era anche l'obiettivo vincere, ma non volevamo né farci male né creare situazioni di stress a qualcuno in questo tipo di partita, sapendo poi anche come gioca Trieste, che è una squadra comunque dura che in alcuni momenti rischia anche di doverti far male. Qui l'obiettivo era di arrivare bene, giocare la partita vera. Questo alla fine è accaduto, ripeto, a parte un po' l'inizio dove siamo stati spenti, ma poi siamo piano piano cresciuti. Quando Guarino si è presentato sulla lunetta allo scadere, cosa hai pensato? Assolutamente niente. Si gioca per fare canestro, si gioca per andare avanti. Ma quando sono iniziati i supplementari, era già giunta la voce della sconfitta di No, non ho Agrigento chiesto, Iesi? non sapevo. Non interessava, onestamente non interessava la nostra partita. Ripeto, avrei preferito non farli supplementare, ma va bene così, abbiamo giocato un po', In li abbiamo fatti effetti, malissimo, non li abbiamo giocati infatti, bene, perché solo insomma la 2 punti. partenza è stata 0-9. Sì, abbiamo fatto solo 2 punti nei 5 Comunque pare appunto nella valutazione complessiva, quando diceva che nei 2 quarti avete giocato un po' al meglio. Mi pare che poi nei 2 quarti appunto aveva dato spazio un po' agli altri, diciamo quelli che giocano un po' di meno, perché poi quando la squadra nel secondo tempo c'era tutta, si è visto che la squadra c'era, c'è, insomma, mi pare Sì, il sì, test sì. è stato fatto probabilmente nel secondo tempo e mi pare che sia stato positivo quando c'era la squadra. Sì, per quello che ci serviva, sì. Ci interessava anche, ripeto, spalmare i minuti per tutti. Quello che un po' ha giocato in più rispetto al solito è stato Martino, ma alla fine la partita ce l'avevamo lo stesso, potevamo vincerla. Peccato per quello, perché poi alla fine negli ultimi minuti eravamo con gente esperta in campo, eppure abbiamo commesso un paio di errori che ci sono costati la partita. Potevamo vincere, avevamo il vantaggio col possesso di palla. Se non perdiamo la palla, la partita l'abbiamo chiusa. Però, Alla vigilia. ripeto, oggi non è quel risultato di questa partita che conta, ma è sapere che giovedì sera giochiamo. Quindi dobbiamo essere pronti per giovedì. Franco, alla vigilia si poteva forse pensare che Ferentino poteva forse preferire anche di arrivare settima invece che sesta, perché così in un eventuale quarto di finale avrebbe preso una Brescia che al momento sembra più abbordabile rispetto a Torino. È arrivato questo sesto posto che significa un primo turno playoff contro Recanati. Come lo valuti? Intanto che per fare un discorso di quarti di finale devi passare il primo turno, quindi prima di parlare con chi giochi dopo devi superare, nel caso poteva essere Recanati o Ferrara, quindi prima di guardare troppo avanti direi, insomma, prima pensiamo a passare il primo turno. E dopo onestamente, lo dicevo anche settimana a Matteo, non abbiamo fatto mai conti nel nostro passato, anche l'anno dei playoff di B non abbiamo fatto mai conti, abbiamo giocato sempre per vincere e facciamo sempre così. Farò sempre così nella mia vita, perché tanto fare i conti non porta a nessuna parte. Se devi vincere, vinci a Torino o vinci a Brescia, se devi perdere, perdi tutte e 2 le parti. Io sono di questo avviso, rimango sempre di questa teoria. Non è scegliendo di l'avversario che cambia qualcosa. Il sesto posto finale è una posizione che rispecchia quella che è stata la vostra regular season. Un po' di alti e bassi, però è una regular season. Che secondo me non è reale, perché se escludo Brescia e Verona che hanno tenuto un passo buono e non avrei nulla da dire, su tutto il resto ci sarebbe da sindacare perché poi Vero e Forlì sono mancate, perché è un campionato con le soste, perché Napoli ha giocato la prima parte di campionato al completo, poi ha giocato tante partite senza americani, poi è tornata qui con la squadra al completo la prima di ritorno. Ci sono troppe cose che non dicono la verità di questa classifica, secondo me la verità uscirà fuori adesso. Ecco, adesso giovedì affrontate. Ripeto, con il massimo rispetto per Brescia e Verona, che sono le uniche squadre quest'anno, sono Brescia e tutto l'altro.
Ecco, tra 4 giorni affrontate qui in casa ancora una volta Recanati, squadra di A2 Silver, squadra in cui gioca un americano che è allenato qui a Ferentino come William Mosley, che ha Dimitri Lowers, che è un altro giocatore che tu conosci bene. Che avversari ha? Queste squadre di A2 Silver potranno dare fastidio a voi di Gold? Secondo me sì, ho visto anche Ferrara, è una buonissima squadra, mi sono trovato due squadre molto competitive. Oltretutto non hanno nulla da perdere in una situazione del genere, questo prende vantaggio, quando giochi libero mentalmente, soprattutto in gara 1 questo diventa un grande vantaggio. Ecco, è anche un vantaggio che Recanati ha avuto 2 giorni di riposo e di preparazione in più in vista di giovedì. Questo è tutto, no, questo è relativo. Penso che sia una cosa relativa, la condizione ormai è quella per tutti. Sì, prego. Io che guardando da fuori, voi guardando da distaccato, essendo, come dire, osservatore esterno, devo dire che ho visto fra Coppa Italia, quello che ho visto dal vivo e quello che ho visto in televisione, mi sembra che comunque Ferentino è una squadra che riesce a reggere tranquillamente il passo, come si è visto con Verona, che era quella considerata più forte. Mi sembra che possa farlo da protagonista. Ecco, invece il vostro obiettivo per questi playoff qual è? Perché mi sembra che se l'obiettivo è fare la corsa su Verona, che è la più forte, mi sembra che poi con Verona avrete da fare ogni volta che l'affrontate. Ma non è un obiettivo che oggi ci poniamo, per il semplice motivo che prima di guardare così avanti devi passare i turni. Allora oggi l'obiettivo è passare il primo turno e andiamo avanti turno per turno. Però mi sembra che per quello che state scrivendo, per lo sappiamo Sappiamo che possiamo che avete. giocare, abbiamo giocato 2 partite equilibrate anche con Torino, secondo me. E a Torino eravamo anche senza Bucci. Le abbiamo giocate 2 partite o 3 anche con la Coppa equilibrate anche con Brescia. Per cui ci possiamo stare, possiamo dire la nostra. È chiaro che poi dipendiamo anche dalle prestazioni, dai singoli, dal momento, ci sono tanti piccoli fattori che poi influenzano il playoff. E il primo sicuramente è quello un po' più difficoltoso dal punto di vista mentale, perché hai tutto da perdere. Conosci poco gli avversari perché non li hai mai incontrati, quindi ci sono questi aspetti che sono un po' particolari. Poi magari entri in ritmo, poi diventa difficile magari il primo turno per quelle che sono state ferme, per le 4 che sono state ferme. Sicuramente qualche problemino da. Peraltro in questi ottavi di finale, in questo primo turno, si gioca al meglio delle 3 gare a differenza delle successive serie. Un Questo po' più pericoloso. aumenta ancora di più la pressione per voi per gara Sì, 1. chiaro che sulle 5 ne sbagli una, comunque in trasferta hai la possibilità con due di recuperare. E al contrario, su 3, se sbagli la prima diventa tutto molto più difficile. Ma già Quindi lo so che aveva. tu aspetterai quello, però cercheremo di non sbagliare, stai tranquillo. Faremo di tutto per non sbagliare. Ma avevate già preparato i video, le clip su Noi Recanati? eravamo pronti già su 2 squadre secche forti, su Ferrara e Recanati, erano preparati. E poi il caso, la combinazione poteva prevedere anche che arrivasse in ritardo, però con Treviso avevamo giocato, quindi minimo la conoscevamo, avevamo già fatto qualcosa in coppa. Coach, ma la partita di oggi di Liga l'hanno visto molto in difficoltà contro lui, questo preoccupa in vista di questo scontro con Mosley. E poi in prospettiva ci dice magari che il giocatore quando viene impiegato un po' di meno va in difficoltà, quindi magari un futuro da sesto uomo per lui è difficile. E questo lo devi chiedere a lui, lo chiedo a lui, perché Però lei lo conosce è bene. soggettiva la cosa. Io ritengo che bisogna essere pronti a giocare 10, 15 o 20, perché magari una partita per falli ti può far stare in campo anche per 5 minuti, e tu questo non lo sai. Ripeto, avevamo l'obiettivo di spalmare, si sono divisi in minutaggio lui e Allodi, poi le prestazioni dei singoli uno le valuta con calma, non è stata sicuramente una delle migliori serate per lui. Ma ritengo che sia in un periodo un po' più di difficoltà per lui. Io spero, mi auguro che adesso piano piano entrando nel clima però risalga e torni ad essere quello che abbiamo visto per tanto tempo qui. Franco, la tua sfida con Giancarlo Sacco, un coach che ha disputato tanti anni fa anche una finale scudetto, sembrava essere caduto un po' nel dimenticatoio, invece se l'aspettava questa rinascita, chiamiamola così. Io sì, grande rispetto di Sacco, insomma l'ho visto allenare da tanti anni, io ho qualche anno meno di lui, credo, ma quando lui allenava a quei livelli, noi eravamo forse all'inizio della nostra carriera, bravissimo allenatore, massimo rispetto, per quale motivo? Non è che gli anni ti portano a dimenticare o a non essere bravo,
sarebbe grave questo pensarlo e non rispettare questa cosa anche da parte di tutti gli addetti ai lavori, penso. Quindi massimo rispetto per un allenatore che ha fatto tanto per la pallacanestro e oggi secondo me è un grandissimo risultato per la pallacanestro. Secondo te l'elemento equilibrante di Recanati, l'elemento che può fare la differenza in questa serie, è quello su cui avrete le maggiori attenzioni, chi può essere? Lo sai che non ti rispondo su questo perché non avrei rispetto degli altri. Secondo me Recanati è una buona squadra, si è arrivata a finire, una buonissima squadra. Quindi l'attenzione su tutti quelli che giocano in campo. Scusami, forse tu non avevi finito, avevi qualcosa in sospeso nella domanda? Ti avevo risposto. Sì, sì. Grazie, scusa, volevo parlare. Okay. Su Starks anche oggi comunque si è cresciuto nel quarto periodo e poi nel finale qualche scelta disponibile, ecco, inizia a diventare un problema anche in vista di partite senza ritorno. No, non è che si diventa un problema, nel senso che ci sono caratteristiche dei singoli, l'età soprattutto di Markel, che comunque è un ragazzo giovane, ma è un ragazzo che ha dimostrato di poter disputare buonissime prestazioni come ha disputato prestazioni meno buone, per cui lui stesso sa che la palla che ha perso la fine è stata una palla pesantissima, ma lo capisce benissimo anche lui, c'è stato un malinteso e quindi alla fine la palla è andata via, ma è un giocatore che ci ha abituato a buone cose e sono convinto che anche lui nei playoff sarà molto più attento, perché è chiaro che nel momento in cui inizieranno i playoff il livello di attenzione crescerà da parte di tutti, questo me lo aspetto. Ecco, appunto, perché sono sembrati in effetti più errori di una concentrazione non elevata, perché le motivazioni inevitabilmente non erano come quelle di Trieste, no? Sì, sicuramente le motivazioni immagino differenti, è chiaro che poi ripeto, uno gioca per vincere, però è chiaro che poi su alcune cose siamo stati meno attenti rispetto a una squadra che aveva la necessità di vincere per forza se voleva accedere. Però posso fare una domanda adesso su Trieste, come l'hai vista e che ti pare che in prospettiva anche playoff cosa pensi? Bene, l'ho vista un po' in difficoltà durante questa gara perché erano tesi, secondo me erano molto tesi, volevano questo risultato e si sono un po' sciolti a metà gara, nel terzo quarto poi soprattutto, però poi li ho visti con una grande voglia di combattere fino alla fine, gli ultimi 6 minuti hanno combattuto come leoni, la loro caratteristica è venuta fuori, quindi questa è una cosa che gli permetterà di combattere anche nei playoff, perché con Ferrara non sarà facile, ripeto, lo dicevamo prima, l'abbiamo vista insieme alle Canadi, mi sembra una buonissima squadra, ho trovato anche un campo caldo, insomma non è facile giocare con Ferrara, mi sembra anche questa squadra competitiva come Treviso, insomma. Sono buone squadre queste di Silver, guai a sottovalutarle perché sono tutte buonissime squadre. L'avete visto anche in Coppa con Treviso, comunque è una buonissima squadra, quindi io sono convinto che Treviso che gioca il primo turno giocherà con la nostra ottava, per esempio con Agrigento, non sarà facile per Agrigento quest'anno. Anzi, forse può essere più facile per Treviso passare il turno che per Agrigento quest'anno. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.